cercare di capire, di parlare dell'autismo in modo che questo potesse ulteriormente essere un'arma di diffusione. Opportunità per poter parlare con voi, per mettervi a conoscenza, e ovviamente vi preghiamo di fare delle domande che sono sicura avranno una risposta più che eloquente. C'è la Fondazione Italiana Autismo, perché l'autismo è purtroppo ancora oggi un tema su cui si costruisce molta frammentazione, perché i genitori intanto cominciano a capire cos'è l'autismo quando gli capita direttamente e vanno a cercare su Google, ma prima, se uno non gli capita direttamente, un coinvolgimento diretto, non c'è informazione, non c'è sensibilizzazione. Quindi un genitore diventa persona informata di autismo soltanto nel momento stesso in cui scopre che il bambino è autistico e fa la ricerca sui motori di ricerca che conosciamo. E quindi noi dobbiamo riuscire a costruire finalmente, e poi non ha riferimenti. Se ti capita che stai in un paese in cui c'è un'associazione che è organizzata, un centro organizzato, bene, ma altrimenti, come capita nella stragrande maggioranza dei casi, non c'è l'associazione, non c'è un riferimento già organizzato, non c'è una struttura che funziona, e quindi si trovano totalmente sbandati. Noi questo livello di sbandamento lo dobbiamo ridurre al minimo. Abbiamo fatto questa fondazione che tiene insieme tutte le associazioni del territorio nazionale proprio per costruire una rete di conoscenza, di relazione, di rapporti. E infine, sulla Sicilia, noi dobbiamo, intanto abbiamo avuto la fortuna di essere riusciti a costruire questo percorso dello 01 impegnato obbligatoriamente per l'autismo, e quindi questo ci ha consentito di fare nascere un po' di strutture nelle province. Qui a Messina credo che sono 4 o 3. Adesso non siamo con i LEA, non siamo più con lo 0,1. Voi no, ma ci sono altre strutture. E quindi lo 01 è tutto libero? No, lo 01 viene utilizzato solo per il progetto di intervento precoce che è all'ASP. Quindi lo 01 viene, solo per quello, viene investito tutto sulla questione riguardo l'ASP. Quindi noi abbiamo innanzitutto lo 01 che è obbligatorio, che so, ora a Messina mi sono detto che è investito in questo modo. Naturalmente noi oltre lo 01 dobbiamo cercare che l'ASP non è che è 01 e basta, cioè lo 01 è il minimo che sei obbligato a investire. Poi naturalmente se noi alle ASP chiediamo di investire di più, lo possiamo fare, le ASP liberamente lo possono fare. L'avvocato dell'ANPS che ci segue, e lì ci diceva praticamente che la legge del 2008 è incostituzionale, cioè dove praticamente si cerca di ridurre al minimo le ore per bambini che hanno delle necessità di essere integrati al massimo, perché è chiaro che il bambino, come può essere mio figlio, come può essere un bambino autistico in classe, ha bisogno di un supporto per relazionarsi con la classe. Quindi spero vivamente che si possa porre ancora di più l'attenzione su questo tipo di argomento e per favore attenzionare che si possa introdurre nel completamento della riforma della buona scuola, perché ormai sta, diciamo, finendo il tempo a disposizione, così anche come le classi specifiche che possono riguardare l'autismo. La ringrazio e mi scuso. Io su questo voglio rispondere, perché le ribadisco quello che l'ho detto poco fa: non esiste nessuna legge che possa obbligare le cose che sono di buon senso. La scuola oggi può benissimo, per come sta facendo per sua figlia, naturalmente poi dobbiamo agevolare i percorsi burocratici, il fatto che le debba presentare la documentazione, tutto quello che lei ha raccontato, ma la scuola già oggi non può tollerare il fatto che che sua figlia non abbia l'insegnante che le faccia fare lezione, pur lei volendola fare, pur avendone le capacità e tutto il resto. E già oggi ci sono gli strumenti, non c'è bisogno di fare leggi, che noi ogni volta stiamo lì a cercare e aspettare queste leggi e creiamo scuse per chi invece può, con la flessibilità che gli è data. Quando parliamo della 440, vuol dire lo strumento che viene messo a disposizione anche di tipo economico per poter fare un'operazione di questo genere. Quindi non serve nessuna legge. Lei mi deve dire quali sono i problemi che ha sua figlia ogni anno e noi la stabilizziamo la questione. Ma io non posso scrivere in una legge una cosa che è scontata perché è scritta nella Costituzione italiana.
il fatto che sua figlia abbia il diritto all'istruzione non lo devo scrivere per nessuna legge, è già previsto dalla Costituzione. Si deve avere la flessibilità, il dirigente scolastico, l'USR, tutti quelli che sono coinvolti, per assicurare dal primo giorno, perché sua figlia si iscrive prima, come si iscrivono tutti gli altri, si sa che c'è questo problema di qui e lo si affronta per tempo. Non dobbiamo aspettare leggi, ripeto, già oggi ci sono gli strumenti per far fronte alla questione riguardo sua figlia. Poi,